spari lì. Di raccontare brevemente la storia di questo museo. Siamo agli inizi degli anni 50 ed un ragazzino di prima media, per una serie di curiose circostanze, scopre la passione per la radioelettricità, che diventerà poi la sua professione, prima come dipendente, poi come imprenditore. Proprio in quegli anni, quel ragazzino, animato da buona volontà e da un pizzico di creatività, dà vita, senza rendersene conto, all'embrione di questo museo della comunicazione che state per visitare. Quel ragazzino, avrete intuito, ero io. Siamo qui ora nella piazzetta dedicata a Marconi, genio e padre della moderna comunicazione. E potete vedere in mostra anche oggetti e foto che raccontano brevemente la storia curiosa e la vita dinamica di questo museo. Ecco qua, in questa vetrinetta, un mio primissimo tentativo di costruire una radio con una valvola. Poi altri due radioricevitori a cristallo di galena con cuffia, sempre da me costruiti all'inizio degli anni 50. All'epoca ero più appassionato alla radiotecnica che al latino. Qui poi sono visibili alcuni simboli della comunicazione che vedrete al gran completo in museo. Il cinema, la musica e discografia, la radio e televisione e tanto altro ancora. Queste foto poi rappresentano amici importanti del museo che hanno mostrato e mostrano pure benevolenza e stima verso la mia persona. Cose più importanti, la storia della radio di Marconi, della fonografia di Edison, del cinema dei fratelli Lumière, la storia del computer, la storia di tutto ciò che oggi è comunicazione moderna, qua trova le sue origini. Grandi onori per il museo, ma siete soprattutto voi, carissimi studenti adulti, il grande onore, il grande patrimonio di questo museo. Voi che a migliaia ad ogni anno ci fate visita. Tutto il nostro impegno perché la visita guidata che sta per iniziare sia ricca di soddisfazioni. Ed ora il museo vi attende con i suoi 2000 pezzi esposti, suddivisi in 12 settori, dalla radiofonia alla televisione, dalla fonografia alle macchine musicali, dalla telefonia al computer, alla cinematografia, la sala Marconi, i fratelli Ducati, i jukebox e altro ancora. Benvenuti e buona visita a tutti. Ho un programma della visita che vi farà vedere tutto, quello che c'è in questo salone, nel salone attivo. I due minuti della seduta che vi ho chiesto per dirvi che cosa? Per dirvi che state vedendo 2000 pezzi, 2000 tegamini, dice il mio fotografo, esposti in questo salone, nel salone attivo, che raccontano la storia degli strumenti della moderna comunicazione. Non sto a fare con voi la melina che faccio con i ragazzini delle scuole, ditemi con qualche strumento della comunicazione, la radio, la televisione, il cinema, il computer, chi più ne ha più ne metta. Qui trovano le loro origini, il loro DNA. Tra tutti questi strumenti che state per vedere, il re, la regina di questi strumenti che noi oggi utilizziamo e che abbiamo appena menzionato, è la radio. Perché la radio? Che cos'è la radio? Perché questa vecchietta che ha 120 anni, perché Marconi l'ha inventata all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, ha fatto l'esperimento chiave, che se continuate a guardarmi così, peggio per voi, perché io poi ve lo farò vedere. E tarderemo 3 minuti per quelli che devono entrare dopo. Peggio per loro che hanno portato qui degli amici così. Allora, dicevo, perché la radio, questa vecchietta che ha 125 anni, 120 anni, è ancora la regina della moderna comunicazione? Lasciatemi dire queste tre parole in croce. Vi dico che il tema che trattiamo in questo museo e che anche voi vedrete, questo tema della moderna comunicazione, pensate, per svilupparlo, per conoscerlo, c'è bisogno pure di fare 4-5 anni all'università, ingegneria elettronica, per dirvi quanto è complesso,
ma noi qui andremo via lisci come l'olio e non faremo tanti approfondimenti scientifici, ma semplicemente cercherò di farvi emozionare dinanzi alle poche parole in croce che io vi racconto. Perché la radio è la regina della moderna comunicazione? Che cos'è la radio? In due parole, è un aggeggio, come voi capite bene, accendendo il quale presenta, noi abbiamo il mondo in mano. Sdraiati sul materasso. Come fa questa voce ad arrivare qua? Ma come mai è possibile che da una scatolina così escono voci che arrivano da tutto il mondo? Ecco l'invenzione di Marconi. E l'invenzione, per conoscere la quale ci vogliono anni di università, voi la conoscerete in tre secondi. Il principio di funzionamento di questo miracolo scientifico, in che cosa consiste? Come fa quella voce ad arrivare all'interno di quella scatola e a prendere corpo e a prendere voce, quell'apparente nulla che ci circonda? Perché noi qui siamo immersi da mille e mille voci che arrivano da tutto il mondo, tant'è vero che se noi giriamo la sintonia di quell'apparecchio sentiamo mille e mille voci, mille e mille musiche. Ma come fanno ad arrivare qua? Ma perché non sentiamo queste musiche? Non sentiamo queste voci? Capite per i ragazzi come diventa interessante questo tema da snocciolare e da scoprire? Ma lo diventerà anche per voi in due parole in croce nelle due parole in croce che vi sto dicendo col fiatone in gola perché non abbiamo molto tempo. Quelle voci partono da mezzo mondo appoggiate su un mezzo di trasporto. Voi avete usato un pullman che viaggia ai 100 all'ora. Bene, quelle voci vanno caricate su un mezzo di trasporto che si chiama, aprite bene le orecchie, dite ai miei bimbi e memorizzate questa parola magica, onde radio. Su queste onde radio Marconi è riuscito ad appoggiare la voce in un primo tempo, poi i Marconi che si sono susseguiti hanno appoggiato anche l'immagine, vedete la televisione, e tutta la comunicazione moderna. Quindi guardate, i 3-4 anni di università li abbiamo già finiti qui, li abbiamo già imparati qui. Perché? Perché la radio è la regina della moderna comunicazione, perché usando l'onda radio, di cui vi dirò ancora due parole perché mi continuate a guardare con gli occhi sbarrati, questa onda radio, questa, aperte virgolette, energia invisibile che si propaga negli spazi circostanti alla velocità della luce, sembra che racconti la favola di Pinocchio. No, vi sto raccontando una scienza esatta, perfetta, straordinaria, che ha sperimentato Guglielmo Marconi, non l'ha inventata, perché questa energia invisibile che si propaga negli spazi circostanti alla velocità della luce esisteva già ai tempi di Marconi, l'avevano sperimentata questi signori baffuti e barbuti del 700 e dell'800, ma si erano fermati alla sperimentazione. È arrivato Marconi alla fine dell'800 e su quel nulla, ecco la grandezza di Marconi, su quel non contento, all'inizio del 900 è riuscito ad appoggiare la voce, ha inventato la radio, la radiofonia. Ebbene, tutti gli strumenti della moderna comunicazione che oggi comunicano da A a B, qualsiasi tipo di messaggio, tu che classe fai? Aprire bene le orecchie, perché stamattina tu scopri un mondo pazzesco che i tuoi amici di seconda media, scusate l'immodestia se non sono venuti qui, non lo sanno. Allora, la parola magica che ti devi ricordare, formata da due parole, è onda, che è un'energia invisibile che si propaga negli spazi circostanti alla velocità della luce. Hai capito bene? Memorizzati. Come si chiama? Non ho capito bene. Bravo, sto scherzando. E capite, per un giovanottello di questo tipo è importante quello che stiamo dicendo adesso. Allora capite il miracolo che state scoprendo e che ha fatto Marconi? Onde radio, usa le onde radio, guardate. Guardate cosa vuol dire essere attenti con quegli occhi con cui mi guardate. Vuol dire che adesso vi faccio godere, tra virgolette. Sì, si può godere anche di questo miracolo. Conoscere come funziona questo baracchino che costa 4 lire ormai, questa tecnologia, eppure c'è un miracolo scientifico qui davanti ai nostri occhi. Come farà mai quella voce a uscire da quelle scatole che sono gli altoparlanti? Con le onde radio, guardate un po', ma vedete delle onde radio voi qui? Assolutamente no, però guardate, se io spengo questo baracchino, per cui
Questa scatolina, avete capito, che è quella che produce le onde radio. Sulla groppa delle onde radio ci va la mia voce codificata dal microfono. Il quale microfono, ricordati questo, non serve mai, ho detto mai, quindi non ci sono errori o possibilità di alternative. Mai serve il microfono ad amplificare la voce come tutti credono. Serve sempre, quindi sempre, non ci sono ombra, non ci sono eccezioni, a trasformare la voce in un codice. Ecco il microfono a che cosa serve. Quel codice, attraverso questo filo, arriva qua dentro, guardate un po', trova le onde radio, si immerge nelle onde radio, per cui si arricchisce con le onde di onde radio, le quali fanno sì che questo codice non stia più fermo qua dentro, ma prende il volo e va nell'universo alla velocità della luce. In realtà qui non va nell'universo, va a 50 metri e non oltre, ma è già un bel miracolino il sapere che io continuo a muovermi qui e voi continuate a sentire la mia voce senza vedere nulla. Ma qui c'è un fiume di onde radio che esce da qua e va sempre, guardate un po' dove va sempre a lambire quell'antennuzza che manco si vede, quel filo che sta qui. Da qui a lì c'è sempre un collegamento, se io sto dentro ai 50 metri, ai 50 passi. E lì che cosa succede? Arriva quel treno di roba che esce da qui, di cui non vi dico nulla, se no non la finiamo più, e di là. E a quei fili che cosa arriva? Sentite che miracolo, adesso capite perché qui ci si può stare una mattina a scoprire questo mondo pazzesco. Cosa arriva a quegli altoparlanti là? Arriva quel codice che è partito da qua, che magicamente è arrivato da qui a qui con le onde radio e non con dei fili. Ebbene, ennesimo miracolo marconiano, quel codice che è generato da questo microfono là mette in vibrazione gli altoparlanti, i quali riproducono la mia voce. Ma il miracolo è qui, tant'è vero che, e poi qui la finiamo, se io adesso spengo il baracchino, non c'è bisogno di essere ingegneri elettronici per capire che se spengo il giocattolo non funziona più. Guardate se vedete qualcosa, io adesso spengo. Avete visto qualcosa? Però adesso la voce resta qua. Adesso lo riaccendo, guardate se vedete qualcosa. Stai attento tu, Avete visto qualcosa? Zero. Però adesso il giocattolo funziona e la voce è là. Avete capito? Ecco, questo vi volevo dire col fiutone in gola, ma sono stato contento perché credo l'abbiate apprezzato questo preambolo. Perché? Perché adesso capirete che dentro a queste scatole, belle o brutte che siano, c'è questo miracolo scientifico di Marconi, avete capito? Al di là dell'estetica, qui arrivano anche dei licei artistici, a cui non ne frega niente di quello che c'è dentro, perché è il loro mestiere quello di vedere l'estetica, ma della bella gente come voi forse è interessante anche sapere cosa c'è dentro queste roba qui. E dentro queste scatole qui c'è questo miracolo targato Guglielmo Marconi. Portate via questa immagine, soprattutto tu che sei un giovanottello di seconda media. Quel giovanottello di cui abbiamo parlato, Guglielmo Marconi, pensa un po', con la voglia di fare, non di dormire, come dice Gianni Delegalli ai suoi ragazzini quando vengono qua, visto che io ho fatto l'imprenditore nella mia vita, ho lavorato, ho fatto mille cose imprenditoriali, poi è 30 anni fa, e ho appeso al chiodo, d'accordo con mia moglie, l'abito da imprenditore e ho fatto questo giocattolo che è un po' la storia della mia vita, che avete visto lì rappresentata da quel bimbo che in prima media. La vita è bella proprio perché è variegata. E allora, dicevo, noi qui abbiamo a che fare con un ragazzo, Marconi, a 21 anni fa il suo primo brevetto, capite? Vuol dire che ha cominciato a 15 anni, ha cominciato a interessarsi di ste roba qua e ha fatto delle cose pazzesche, perché portatevi via questa immagine, la grandezza di Marconi sta nel fatto che ha lavorato, ha sperimentato il nulla, l'onda radio. Io faccio parte del club della tagliatella dei bolognesi, no? Voi avete i tortellini che siamo a cavallo lì a Castelfranco, non si capisce bene dove sono, comunque noi in Bologna abbiamo la tagliatella. Ebbene, e scherzosamente dico con le mie cuoche, le mie sfogline, voi fate degli esperimenti, sia riuscito ad appoggiare i punti e le linee del telegrafo Morse, ha tolto i fili al telegrafo, ha inventato, dicevo, la radiotelegrafia, e non contento ha inventato la radiofonia riuscendo ad appoggiare
anche la voce. E adesso ribadisco, perché questo è il messaggio forte che va via da questo museo, che si porta via da questo museo, tutti gli strumenti, tutti, compreso questo giochino qui che fa ridere i polli, invece è un miracolo scientifico, che comunicano da A a B, utilizzano le onde radio. Alzatevi che vi faccio vedere. Grazie perché mi avete prestato molta attenzione, peggio per voi però, perché abbiamo perso 2 minuti in più. Aspettate che passo, venite tutti qua, infilatevi qui, che vi faccio vedere un giocattolo curiosissimo, in attertempi, così adesso perdiamo un minuto in più, perché vi metto in funzione la macchina che ha in qualche modo affascinato Guglielmo Marconi alla fine dell'Ottocento, anzi qui eravamo... Ci siamo appena detti sull'invenzione della radio di Marconi, ha una caratteristica, che fa fuochi e fiamme. Ebbene, voi state vedendo, sorprendetevi dinanzi a questa roba che è difficile poterla vedere. Lei si mette in posizione tranquilla come vuole, perché lei come ripreso, se vuole fare le riprese, le gradisco che pure le può fare. Grazie, grazie, grazie. Ci muovo come crede. Allora dicevo, cosa c'entra questa macchina fiammeggiante con tutta la storia che vi ho raccontato? Sentite l'ennesima sorpresa. Questa fiammata che vedete, che ha 2500 anni di storia, perché parte dal 5600 avanti Cristo, dal filosofo greco Talete, che si ritrova in mano una barretta di ambra, questo fossile che io ho qui nelle mie mani ha circa 300.000 anni. Ebbene, questo fossile ieri, 2000 anni fa, rispetto a 300.000, è proprio ieri, stanotte. Talete lo osserva e si accorge che, strofinandolo su una pelle di capra, che bravo signore, però che le sa in corso questa storia qui. Che bello. Oh, dov'è Bulgarelli? No, non so. Perché gli avrei detto, direttore, mi ha portato una brava ragazzina, che è molto attenta. Come bello essere dei tipi così, eh? Allora sentite, si accorge Talete, quindi non inventa nulla, che strofinando questa barretta di ambra su una pelle di capra, questa ambra acquisisce la proprietà di catturare a sé dei piccoli corpiccioli leggeri, sviluppa cioè un'energia. Ebbene, quell'energia uguale a 0,00001, cioè nulla, addirittura scompare quando l'ambra è fredda. In 2500 anni quello 0,00 bla 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 diventa quella fiammata, grazie a personaggi eccetera di cui non vi dico nulla, la quale fiammata corrisponde a, udite udite, 10.000 volt per centimetro. Per cui qui adesso che siamo in riduzione, ridotti, perché quella macchina lì può fare fino a una fiammata di 12 centimetri, cioè 120.000 volt. Voi vi continuerete a chiedere, per tutta questa roba, che cosa c'entra con le onde radio di Marconi. Ecco la grande notizia che vi do. Questa fiammata, sentite bene, eh? Dov'è il mio giovanotto? Aprire bene le orecchie, eh? Aprire bene le orecchie e gli occhi, eh? Capito? Questa energia, attento, eh? Questa energia visibile, che ritmicamente appare davanti ai nostri occhi, nel momento che appare in questo modo ritmico, incredibile ma vero, genera un'energia invisibile che ha la proprietà di irradiarsi alla velocità della luce nell'universo, le onde radio. E allora, tanto che mi continuate a guardare così attenti, peggio per voi ancora, perché adesso io vi dimostro che da quella fiammata escono delle onde radio che trasportano, che comunicano la fiammata, qui non comunicano delle voci. Ecco la sperimentazione che era prima di Marconi. Ed è questa la sperimentazione dinanzi alla quale Marconi resta affascinato. Questa fiammata genera un'energia che è qui attorno a noi, che porta la fiammata da qualche parte. Dove? Guardate adesso che io vado a mi avvicino con questa macchina, a questa macchina, e vediamo se quella macchina mi trasmette la fiammata a questa macchina. Vogliamo vedere? Vediamo, eh? Vediamo se questa macchina in funzione mi trasmette la fiammata. Guardate, è già fatto, eccolo qua. È già arrivata la fiammata anche qui. Notate che sentite un crepitio. Sapete cosa sono? Sono quelle onde radio che escono da questa macchina. Guardate il miracolo scientifico. Vedono il signore con le...
È proprio così, è bello. Grazie, è proprio così che va vissuta questa visita. Sapete cos'è quel rumore? Sono quelle onde radio che stanno fiammeggiando qui, che generano delle onde radio che entrano nel mio radio microfono e arrivano fin là. Avete capito? Quindi questa fiammata è come che c'entra con quell'invenzione pazzesca di Guglielmo Marconi, perché è qui la grandezza di Marconi. Quando Marconi, dinanzi a questa macchina che genera delle fiammate ritmiche, che generano onde radio ritmiche, che non trasmettono nulla, dice a se stesso: adesso fiammata e onde radio, venite ma con me che incominciamo a lavorare seriamente. Porta qua su questo famoso tavolino di Marconi, che farà delle fiammate, certo che farà delle fiammate, ma ecco la grandezza di ste personaggio: non sono più fiammate libere, quelle sono fiammate libere che generano delle onde radio libere che non trasmettono nulla se non se stesse. Qui Marconi dice, e qui eccoci perché si perde una mattina con quei ragazzi, perché ti guardano con gli occhi sbarrati, e qui entra in ballo il telegrafo di Morse, entra in ballo questo baracchino qui, che il baracchino non è mica tanto, a vederlo così sembra un giochino da ridere, fatto, inventato nel 1800, circa 1830 da Morse. E che cos'è? C'è la pila di Alessandro Volta, c'è un tasto telegrafico che non è altro che un interruttore, c'è un cavetto di 20 cm, immaginatelo da qui a casa vostra a Modena, 50 km, alla fine del cavetto di 50 km c'è questo baracchino qui che si chiama testa di telegrafo, che fa dei rumori comandati da me qua. E fino adesso non è che ha inventato granché, ha inventato un giochino. In realtà però ecco che qui entrano in ballo le attenzioni dei miei giovanottelli che vengono via migliaia ad ogni anno scolastico, dico loro: è un giochino che però nella testa di Morse comincia a prendere corpo quando lui dice: aspetta un po', che questi rumori qui li chiamo punti, questi rumori veloci uno dietro l'altro. E poi dice Morse: aspetta, stai attento te, dice Morse, aspetta un po' che allungo i tempi, e questi punti allentati nel tempo, allungati nel tempo, li chiamo linee. E poi dice tra sé e sé: aspetta un po', che incomincia a mettere insieme punti e linee, e attraverso i punti e linee codifico tutte le lettere dell'alfabeto. E decide Morse, come ti chiami tu? Come ti chiami? Filippo? Federico. Federico, viva Federico. Parli solo. A me gli occhi, Federico. E decide Morse, ad esempio, stai attento, decide ad esempio Morse che tre punti corrispondano alla codifica della lettera S di Sondrio, decide che tre linee vadano a codificare la lettera O di Otranto. Noi non siamo telegrafisti, ma se io adesso batto, avete capito che ho battuto SOS, dico ai ragazzini come Federico, oggi sarebbe 118, 115, aiuto, venitemi a salvare, ho bisogno. Cioè avete inventato un mezzo di comunicazione a distanza con i fili straordinario. Talmente si svilupperà questo strumento, questo baracchino qui, si svilupperà talmente che a metà 800, fine 800, l'Inghilterra, che era padrona di mezzo mondo, aveva le navi transoceaniche posa cavo per collegare ad esempio Buckingham Palace con Sydney, che era un protettorato inglese, per collegare Buckingham Palace con le Indie, che erano protettorati inglesi. Avete capito di che cosa stiamo parlando? Di una cosa da pazzi che si è sviluppata. I governi, l'Europa era piena di palificazioni, in America c'erano le grandi industrie dei cavi. Capite cosa c'è dietro a ste baracchino qui? Ebbene, arriva, però c'è il filo di mezzo che rompeva, amo dire ai miei ragazzini, il pesce cane di turno rompeva il giocattolo e facilmente, e vai a te dopo, avete capito? Però e si era sviluppato, era il meglio che si poteva ottenere nell'Ottocento. Arriva questo Marconi pazzesco che da quest'idea ti
tira fuori questa invenzione, prende il tasto telegrafico, lo collega al suo tavolino che genererà delle fiammate e ragiona così. Non, se io tengo pigiato un attimo il tasto telegrafico, questa macchina mi genererà una fiammata breve, che mi genera un'onda radio breve nel tempo, antenna trasmittente, che tanto per complicarsi la vita e per complicare la vita, come dire, ecco l'università che serve per imparare queste robe, qui non c'è una parola che non ne richiami un'altra di spiegazione, avete capito? L'antenna, sapete che cos'è quella di Marconi? È il parafulmine di Beniamino Franklin del 700. Capite che intreccio che c'è? Ebbene, Marconi ragiona così. Pigio un attimo il tasto, fiammata breve, onda radio breve nel tempo, antenna trasmittente, lancio nell'universo un punto. Dice Marconi, tengo pigiato un po' di più il tasto, mi fa una fiammata più lunga, che mi genera un'onda radio più lunga nel tempo. Antenna trasmittente, lancio nell'universo una linea, punto e linea, vedo la sorpresa di questo signore. Avete capito di che cosa abbiamo parlato? Se non c'erano quelle premesse che vi ho fatte, che voi avete pazientemente ascoltato, non vi potevo dire queste cose perché non le avreste, parlavo del nulla, ma nello stesso tempo perdevate forse il fascino di questa visita, perché adesso è tutto brodo che cola, perché adesso io vi mostro il finale di questo racconto che vi ho appena fatto, e qui voi state vedendo il DNA di questa comunicazione moderna, per cui da oggi, tornando a casa, parlando con i vostri amici, dite pure che il DNA del cellulare, della radio, della televisione, del computer, di qualsiasi strumento che vada A a B, senza filo, con dei mezzi di comunicazione, con la comunicazione, con messaggi di comandi e qualsiasi diavoleria, pensate agli SMS, il DNA di ste roba qua, o i WhatsApp, il DNA, che cos'è questa fiammata pazzesca di Guglielmo Marconi controllata dal tasto telegrafico che adesso io vi mostro, lo sentirete perché da lì non vedete nulla, bisogna essere qua di fronte, ma io pigio un attimo e sentite chi corrisponde? Ho trasmesso una linea, ho trasmesso una linea, nasce la radiotelegrafia, dopodiché quando Marconi fa questa invenzione e la brevetta riesce a far battere il martelletto, a far suonare il campanello a 1500 metri di distanza, siamo qui alla periferia di Bologna, 15 km da Bologna, a Sasso Marconi. Dopo 6 anni appena, siamo nel 1895-901, in Inghilterra riesce a fare il balzo dell'Atlantico, una cosa da pazzi, riesce a fare San Giovanni di Terranova, Poldhu San Giovanni di Terranova, Canada, quindi Poldhu qua, Inghilterra sud-occidentale, e San Giovanni Terranova, Canada, un po' a nord rispetto all'orizzonte dall'Inghilterra. Dopodiché va più giù, negli Stati Uniti d'America, Cape Cod, ed ecco che fai 4.000 km nel 3. Io spesso sono lì con Elettra, sono stato lì con Elettra Marconi, la quale mi vuole molto bene, mi chiama molto spesso, mi ha chiamato, adesso diventiamo vecchietti tutti e due, quindi lei è ben più vecchia di me, e quindi andiamo un pochettino più a rilento, però in realtà a raccontare che cosa? Lei a raccontare di questo papà Marconi, che solo una figlia come lei può raccontare di un papà di quel tipo, che ha fatto cose da pazzi. Marconi è stato un grandissimo imprenditore, lo vedrete nella sala Marconi. Dopodiché io mi passo la parola e racconto del Marconi un po' scienziato, del Marconi imprenditore, e vi dico la sua invenzione, memorizzatela, perché amo dire ai miei ragazzi, ma anche a voi, essere una sorta di divina commedia di 20 parole. Quando Marconi si affaccia al mondo annunciando la sua invenzione della radiotelegrafia, quando varca l'Atlantico e quindi è sicuro che il giocattolo funziona, e dice al mondo via i figli, via la greve materia, ho sperimentato un filo invisibile che sostituirà il filo visibile. Questo filo invisibile si chiama onda radio. Su questa onda radio ho appoggiato i punti e le linee del telegrafo Morse. Punto. E a capo, avete capito? Non contento di questa invenzione, all'inizio del Novecento sperimenta in casa sua, cioè nei suoi laboratori di Londra, la lampadina di Edison che diventa valvola termoionica. Quando chiedete ai vostri papà e mamma
50 anni fa, quando il tecnico veniva ad aggiustare il vostro TV, che voi eravate delle bimbe, dico dei bimbi piccolini, cambiava spesso una valvola. Cos'è quella valvola che cambiava in quel TV? Il tecnico è la lampadina di Edison, che in casa Marconi diventa valvola termoionica, che consente a Marconi di creare, generare onde radio non più con delle fiammate, ma con dei circuiti. Alias, dopo un volo di 100 anni, questo, qui dentro non ci sono valvole, non ci sono, non fanno fiammate, e non ci sono fiammate e non ci sono nemmeno valvole, ma ci sono circuiti integrati oggi che, in funzione di quell'esperienza lì, generano delle onde radio senza fiammate e soprattutto generano onde radio continue. Per farmi capire a questi giovanotelli di prima e seconda media, dico, immaginate una cannellina di cotone della mamma che col filo infinito che esce, che continua a uscire, ce n'è sempre di filo. Su quel filo Marconi, su quell'onda radio, continua, non più a fiammate, non più ritmica, riesce ad appoggiare, ecco, la voce, facendo quel miracolo che vi ho detto. E così, oh, basta, però voi, lasciatemelo dire, mi stuzzicate, perché mi sembra di... Onda? Bravo, onda radio. Allora, adesso andiamo via di corsa. Macchina fiammeggiante iniziale, la preistoria della radio. Qui nasce la radio perché la fiammata è controllata da Marconi. Radiotelegrafia, dalla lampadina in poi, radiofonia. Eccola qua, tutta a sinistra la radiofonia che si sviluppa con questa magia della onda radio. Qui stiamo vedendo alcune trombe, quello che metto in funzione adesso, venga qua, e dopo la rivedete nel vostro club. Alla disco dopo c'è una storia altrettanto pazzesca, pari alla fiammata di Marconi, perché qui all'origine di questa storia pazzesca, che dopo 140 anni arriva nelle nostre tasche con la chiavetta che abbiamo da mettere nel computer, cioè questi strumenti che hanno in qualche modo memorizzano delle immagini e dei suoni oggi, bene, l'inizio di questa storia ha come DNA un chiodo, vedo che lei dice aiuto, non lo vedo. Un chiodo e un foglio di carta stagnola e questa macchinetta pazzesca qui fatta da Thomas Alva Edison. Non parliamo più di Marconi, ma parliamo di Edison, il quale un bel giorno incontra la nonna. Edison, in dialetto bolognese lo potremmo definire un ciapinaro, ma un ciapinaro con la C maiuscola, perché alla sua morte nel 31 ha 1000 brevetti al suo attivo, quindi non è un ciapinaro da poco, un ciapinaro con 3 C maiuscole. Ebbene, sentite la storia di questa invenzione. Nonna, dice Edison, incontrando la nonna, siamo nel New Jersey, Stati Uniti d'America, nonna, parla forte, nonna, più forte ancora, perché sai, sto sperimentando una macchina con la quale desidero catturare la tua voce. 1877-78, questo giovanotto dice, voglio catturare la tua voce, nonna, la conserverò pure e l'ascolterò anche quando tu non ci sarai più. La nonna, si legge nella cronaca dell'epoca che noi abbiamo in biblioteca, che è raccontata anche con dovizia di particolari, che la nonna guarda con gli occhi un po' così, sorpresi, il suo giovanotto, e quasi gli dice, dai, non farmi perdere del tempo. Direbbe oggi, non farlo stupido, dai, non farmi perdere del tempo. Perché? Chiedo ai miei ragazzi molto spesso. Perché a quell'epoca era inimmaginabile fermare una voce, aiuto, questo stamattina si è alzato un po' storto. E invece Edison con un chiodo, un foglio di carta stagnola, questa macchinetta, e adesso qual è il premio che vi siete beccati? È sempre per la mia maledetta convinzione che è bello vedere, ma poi è più bello capire. E se voi ascoltate una voce senza questo racconto che io adesso vi farò facendovi perdere 3 minuti, e qui ascoltereste una vocetta che fa ridere un po' i polli e dice, ma guarda, è simpatica. Ecco, oggi funzionano meglio, no? Che no, invece adesso, dopo 3 minuti, voi rimarrete stupiti, perché adesso vi mostro quella macchina lì in funzione, come ho fatto, l'abbiamo registrata, lei la può riprendere, dov'è il mio amico che riprende? Ecco, riprenda pure tranquillamente, perché così la rivedete con calma e vedrete il miracolo di un tecnico di fermare una voce con un chiodo. Eccolo qua.
Cari ragazzi, vengono raccontarvi la storia del tinfoil di Edison, che dà inizio alla fonografia, cioè alla scrittura, alla incisione della voce su un cilindro di carta stagnola. Siamo negli Stati Uniti d'America attorno al 1877-1878. Edison stesso ha disegnato questa macchina, di per sé molto semplice: una manovella, una barra filettata, un supporto cilindrico e un volano. Curioso ed incomprensibile ai più, questo accessorio mobile, che in realtà è il cuore della macchina di Edison, una sorta di cappello con un chiodo. Notate un chiodo, incollata sul chiodo una sottile membrana metallica, poi un cappello in legno ricopre il tutto. All'interno di questo cappello, di questa sorta di bicchiere, un foro. Poi questo manicotto, questo foglio di carta stagnola. Martina, Chiara, Emanuele, mi venite ad aiutare? Io parlo, accarezzate per piacere questo chiodo mentre io sto parlando. 1, 2, 3. Vibra. 1, 2, 3. Vibra. 1, 2, 3, pronto, vibra. Prova. Vibra, il chiodo vibra. Quindi il chiodo trasforma la mia voce in una vibrazione. Ora sto avvolgendo il supporto cilindrico col foglio di carta stagnola. Appoggio il chiodo su questo cilindro formato dalla carta stagnola, inizio a girare la manovella e a parlare forte. Pronto, pronto! Prova, siamo nel Museo della Comunicazione Pelagalli di Bologna. Pronto! Siamo nel Museo della Comunicazione Pelagalli di Bologna. Pronto, prova! Ecco il risultato, una serie di solchi continui incisi dal chiodo sul cilindro di carta stagnola. Questi solchi poi sono tutti frastagliati perché un attimo fa hanno raccolto anche le vibrazioni del chiodo generate dalla mia voce. Tolgo il manicotto, prendo una sorta di imbuto, sentite come amplifica il suono. Inserisco l'imbuto nel foro, appoggio il chiodo sul cilindro, inizio a girare. Sentite il risultato. Pronto, siamo nel Museo della Comunicazione. È tipo Edison, eh? Hai capito? Con un chiodo che mi si parlare. Che cosa è successo? Il chiodo appoggiato sul solco frastagliato è stato costretto dalla rotazione del cilindro a vibrare. La vibrazione del chiodo passa alla membrana e la debole vibrazione della membrana, che tende ad uscire, è per così dire imprigionata dalla tromba, che l'ha raccolta e ha provveduto poi ad amplificarla. Un tipo di voce questo che anche nel 1878 fece sorridere Edison e i suoi collaboratori. Ma in realtà, come avete ben capito, Edison aveva inventato una macchina rivoluzionaria impensabile per l'epoca. Una macchina che incideva e conservava a futura memoria la voce dell'uomo. Un fatto assolutamente straordinario. Pare che Edison abbia esclamato: «Ho inventato una macchina che fa parlare i morti». Edison aveva inventato la fonografia. Lo metto in stand-by perché se i vostri... Capite, questa è stata registrata là, dinanzi alla tromba di Edison, con un chiodo che ha scalfito il solco, e quel solco scalfito adesso è qui e viene letto da un altro chiodo che si mette a vibrare. Avete capito? Allora, il valore di questa vocetta che può fare ridere i polli è all'ennesima potenza per chi come voi adesso capite che nasce da un chiodo che ha scalfito il solco 140 anni fa. Ecco il motivo per cui vi ho mostrato questo esperimento. Amo dire ai miei bimbi e alla mia gente di la fiammata di Marconi, che su quella fiammata, su quell'onda radio, si è snocciolata questa invenzione pazzesca della radio, che vive già di luce propria, non ha bisogno di altro per brillare, ma se mai fosse possibile, con questa invenzione va a brillare ulteriormente. Perché? Perché pensate oggi, su quell'invenzione, su quell'onda radio, che cosa viene caricato oggi? Le comunicazioni che riceviamo noi, vediamo con i nostri occhi e ascoltiamo con le nostre orecchie oggi,
9 volte su 10 sono registrate. Vuol dire che hanno quella fiammata e quel chiodo che nulla avevano a che vedere nella seconda metà dell'Ottocento. Questo a NASA è sperimentata qui in Italia, qui a Bologna, a Pontecchio e a Londra, Europa, al di qua dell'Atlantico. Queste al di là dell'Atlantico non si conoscono, nessuno sa dell'altro, nulla hanno in comune. Pensate oggi che cosa hanno dato luogo. Ecco perché amo dire scherzosamente ai miei ragazzini, quando siamo in questo contesto, ecco, adesso possiamo andare a casa, perché avete capito tutto. Avete capito che quando accendete un televisore o una radio, vi fanno ascoltare queste cose, o il cellulare che vedete o ascoltate, ecco, avete visto il pilastrone su cui appoggia questa comunicazione moderna. Adesso intanto avete già sperimentato questo cilindro, via di corsa, venite. 1898, per dire, no? E adesso io ve lo faccio sentire, l'ho mandato in onda ieri sera in diretta in una trasmissione che mi sono venuti a fare qua in diretta, che è andata in onda in una radio web dell'Istituto Aldini Valeriani. Sentite questo chiodo di cui sapete già il funzionamento, eccolo qua. Caruso che dinanzi alla tomba di Edison del 1905, non c'era ancora il microfono come immaginiamo noi, incide, e qui noi lo riascoltiamo, roba da ferire, da accomponare la pelle. Intanto un minuto ad accendere le luci di là. Ho deciso di fare questo giocattolo qui, di dar corpo a questa mia storia di vita. Ho messo uno di fronte all'altro, la radio e la fonografia di Edison, perché qui c'è proprio il pilastro della moderna comunicazione. I vecchi originali di Guglielmo Marconi, che ho acquisito in arte mondiale, in tutto il mondo, quell'antenna della cultura, perché con quelle mostre che andremo a quella mostra che andremo ad allestire sarà visitata dai presidenti degli stati che si affacciano sul Mediterraneo, perché è per dare un segnale di questa Lampedusa che era, per i motivi che sappiamo, insomma, purtroppo è noi, vive queste situazioni anche proprio incredibili e di dolore. E allora desideriamo, ecco qua, che accanto a questi pezzi straordinari che noi andremo a mettere in mostra ci sia un unico pezzo straordinario di Marconi che lei possiede, quell'antenna lì che serviva Marconi sul piroscafo Elettra per fare gli esperimenti per la trasmissione delle onde radio a grandi distanze, e aggiungevano dagli uffici di Firenze. Desideriamo che ci sia questa antenna di Marconi, questa eccellenza marconiana, che ben si sposa, ben si innesta nel luogo che la ospita. Perché? Perché se Lampedusa, che è in noi, è terra di morte, è anche terra di vita, e quindi viene la pelle d'oca e il groppa alla gola a raccontare questa telefonata, e se Lampedusa, che purtroppo è terra di morte, ma è anche terra di vita, ebbene quella vita c'è, perché se c'è qualcuno in mezzo al mare che chiede aiuto, lo può chiedere e ricevere aiuto grazie al fatto che lancia dei messaggi grazie alle onde radio di Guglielmo Marconi. E quindi mi sono trovato con questa esperienza pazzesca insieme al presidente Mattarella, insieme alle autorità che sono venute là. Pensate che quando è partita qui, è partita, c'è la foto fuori, la potete vedere, con Mattarella a Lampedusa, eccetera, e con i carabinieri che l'ascoltavano, è stata ascoltata per dire, insomma. Bene, carissimi, e qui guardatevi attorno, tutto ciò che vedete qui vi parla di questo personaggio straordinario che è Guglielmo Marconi, che avendo addomesticato, sperimentato quel nulla su quel nulla, è riuscito a creare questo miracolo della moderna comunicazione, ed è parimenti alla sua scienza, ha sperimentato anche l'imprenditoria. Marconi è stato grande scienziato e grande imprenditore, ma tutto ha condito ad altissimi livelli, aveva aziende in mezzo mondo, cioè, per dire, è stato un grande personaggio, uno straordinario personaggio. Qui vedete una virgola, voglio dire, di quello che lui può avere fatto come scienziato e come imprenditore. Nel passare di qua non perdete di vista questo tarabadello, che è un televisore Marconi vivente, 1935, Marconi muore nel 37, ancora vivente, è sperimentato in casa Marconi a Londra,
con l'immagine riflessa da uno specchio. Immaginatevi il telespettatore seduto su una poltrona, su un divano, su una seggiola, che guarda lo specchio che gli riflette l'immagine. Venite, cari. Venite, cari. Allora, con animo gentile, il primo televisore Marconi del 1700. Questo è il famoso uomo Ducati. Ha una memoria di un 24esimo di secondo, non vede 25 foto che scorrono, ma vede la somma delle 25 foto, cioè il movimento. Qui vedete la televisione, non abbiamo più tempo, ma vi potrei mettere, potete tornare semmai avendo 2 ore e mezzo di tempo, e vi garantisco che passano tranquillamente, senza annoiarsi. E questi sono i primi radiovisori, visioni attraverso le onde radio di Marconi, neanche farla apposta. E questi vanno in funzione. Quello che vedete qui potete immaginarlo come DNA del televisore che avete in casa vostra. Quell'ampolla che vedete là, e che la vedrete qui in primo piano, ve la mostro qui vicino agli occhi vostri, questa è il primo schermo della televisione nascente. Qua, mi arriva qua, che sicuramente su questo schermo ha mostrato questa immagine, perché fu dedicato da questa ditta, questa produzione, alla incoronazione della regina Elisabetta, diventata regina nel 52, incoronata nel 53. E questo è un televisore, proiettore di immagini inglese del 52, appunto dedicato alla regina Elisabetta. Così è una notiziola curiosa che già che stiamo passando di qua ve l'ho voluta dare. Una collezione di 2000 dischi, tra cui ci sono 1100 di Carlo Butti, cioè personaggi che hanno fatto la storia della canzone italiana. Vi dedico un giubbo, con questo giubbo, qui pensate che abbiamo 11.000 titoli. Vi dedico un 81 quinti C, che è O Sole Mio, incisa, registrata 40-50 anni fa da Elvis Presley, i vostri genitori l'hanno applaudito, voi siete tutti dei ragazzini che è un cantante che ha fatto epoca, chiedetelo a vostro papà e a vostra madre. È un registratore, trovo le canzoni di Sanremo. Mi sentite che cosa ballava il vostro nonno quando ero un ragazzo? Tempo che Adesso ti blocchi quella gamba, ti faccio vedere che io faccio un altro mestiere che non ho possibilità di mostrare. A quel periodo di quel famoso ventennio, qui sto facendo storia io, nel quale chi governava l'Italia all'epoca decide di voler, cioè vuole parlare a tutti gli italiani, ma c'erano solo 55.000 italiani su 33 milioni che avevano la radio in casa. Come fare a parlare a tutti gli italiani? Intanto perché non si sviluppava in Italia la radio, perché costava 2, 3, 4 mila lire quell'apparecchio lì. E allora lui fa un decreto legge che tutte le aziende, erano 7-8 che in Italia costruivano radioricevitori, devono fare la loro commercializzazione normale, però devono fare una radio per il regime dell'epoca ben identificabile, la radio rurale e la radio Balilla. Poi si rivolge alle grandi istituzioni e alle istituzioni agli studenti che erano 7-8 milioni, si rivolge ai contadini che erano l'80% degli italiani, non era ancora industrializzata l'Italia, e dice loro: adesso voi fate una colletta nelle vostre sedi associative e vi dotate di un apparecchio, poi io da Roma ci penso poi io a parlare, a inserirmi per fare i miei messaggi, che qui ripeto massimo rispetto per tutte le idee, quindi questo è storia, vi sto facendo un pezzo di storia e null'altro. In questo modo si diffonde a macchia d'olio anche in Italia non tanto la radio in quanto pezzo, ma in quanto messaggio, in quanto strumento di comunicazione di massa. E qui vedete un angolo molto rappresentativo. Le massime di questo signore erano la radio in ogni villaggio ci voleva, è una radio pubblica, ecco la voce dell'impero nelle piazze d'Italia.
la radio nelle scuole, la radio nelle comunità rurali, la radio nei caseggiati. Noi oggi nei grandi condomini abbiamo la soletta per fare la riunione di condominio, lì c'era la riunione per andare ad ascoltare la radio. La voce dell'impero nelle piazze d'Italia. Ecco spiegato un po' questo angolo che è un po' unico perché vedete dei pezzi originali dell'epoca. Ammirate anche qui la evoluzione della radiofonia Marconi in millesimi di secondo oggigiorno, quindi cose incredibili. E qui c'è tutta una storia, abbiamo, vedete, di questi monitor. Questi monitor servono perché a secondo delle età delle scuole i ragazzi sono seduti e spieghiamo a loro, perché ho il pallino di far capire le cose ai ragazzi, di non fargliele solo vedere. Avete capito? Ecco, qui vedete l'angolo dedicato alla telefonia del Meucci. Le telescriventi. Scrivermi una dedica, eh? Io mi scrivete nome e cognome nel registro ospiti, poi scrivete un pensiero su questa visita che vi ho fatto a tamburo battente. Siamo nell'angolo più antico e più romantico del museo. L'angolo delle macchine musicali meccaniche del 700 e dell'800. Quando queste macchine erano in funzione non c'era nulla di tutto ciò che abbiamo visto fino adesso. La comunicazione era una comunicazione musicale meccanica attraverso queste macchine musicali. Bene, queste macchine musicali rappresentano però il preambolo di tutta questa scienza che poi in qualche modo nascerà negli anni, nei decenni successivi. Queste baracchine che vedete qua, che fanno un po' ridere, in realtà contengono all'interno una genialità di cui voi non avete neanche, così non potete neanche immaginare cosa ci sia, cosa abbia dovuto pensare questo signor Barbieri, tra l'altro, che poi va in Francia a produrre, si chiamerà Barbieri, e poi dopo noi, come solito, furbi, importiamo dalla Francia, dall'estero, e così si chiamerà l'organetto di Barberia. Questa macchina, girando la quale una manovella semplicemente tira fuori della musica che è comandata da un disco fuori. Quindi si parla oggi di domotica, no? Bene, qui c'è il DNA di quella domotica, cioè dei fori che danno dei comandi, che poi in questo caso fanno vibrare delle molle che generano delle vibrazioni, generano delle note che mettono insieme, e i fori mettono insieme le note, cose da pazzi. Cose da pasti, inimmaginabili oggigiorno poter riuscire a fare queste cose con nulla di preordinato. Non c'erano nel Settecento le stampanti tridimensionali nei quali ci metti dentro i dati e ti tira fuori l'omarino già scolpito. Sentite. Vi pongo al vostro ascolto anche un'altra bella macchina importante. Abbiamo trovato in biblioteca una rivista del 1882, questa di metà 800, che mostra lo schizzo di questa macchina. All'epoca non si pubblicava, non si riuscivano a pubblicare le fotografie, non esistevano neanche, tra virgolette, come le immaginiamo noi oggi. Che c'è scritto, acquistata dalla regina Margherita d'Italia. Allora io vi dico, vi mostro e vi metto in funzione una macchina regale che funziona, guardate un po', con cartoni traforati. Foro sì, foro no, vuol dire il martelletto che batte o il martelletto che non batte sulle corde musicali. Facile a dire. Difficile a immaginare come poi il risultato finale dopo 170 anni sia di questa natura. Ecco qua, anche qui giro una manovella e tutto va in funzione in automatico, tra virgolette, a proposito di domotica. Sentite un po'. Ve lo meritate proprio perché siete stati stupendi, mi avete sopportato, mi avete dato soddisfazione, vi ringrazio. Siete stati molto attenti, io ce l'ho messa tutta per così trasmettervi anche il mio entusiasmo
nel raccontare queste cose che racconto da sempre mi dovrebbero uscire dagli occhi. E in realtà racconto dei miracoli scientifici, come avete potuto constatare, che ogni volta sono una nuova emozione. Finisco col dedicarvi un finale spumeggiante. Guardate alle mie spalle due armadi. Sono due armadi musicali che io ho acquistato 30 anni fa da un vecchietto, da un nonnetto su in Alsazia, nel nord della Francia, vicino a Strasburgo, e mi raccontava che il suo papà e i suoi nonni erano i costruttori nell'Ottocento, furono i costruttori di queste macchine, orchestre musicali, pensate, le roi dell'arte, il re dell'arte, un cilindro con 5, 6, 7 mila chiodi che mettono in funzione la bellezza di 104 corde musicali e 10 strumenti musicali meccanici. Ciò che state per vedere ha sapore della favola, è un'orchestra meccanica. E nella vostra posizione sapete chi c'era qui 20-30 anni fa, 20 anni forse 25, la suocera di Pavarotti, la mamma della Mantovani, che era insieme a un gruppo della banca del credito romagnolo, e la quale rimase stupita, anche lei, carinissima signora, rimase stupita e mi disse: senta, ma quanto costa questo apparecchio, perché potrebbe servire a Luciano? E dissi: guardi che non lo venda mica, sa. Ma davvero, ma guardi che... Allora gli diedi poi l'indirizzo di un mio fornitore di Como, non so poi se hanno, perché sono pezzi straordinari questi qui, per dirvi, no? E allora adesso io, con affetto e gratitudine per la vostra visita, e chiedendo scusa se avete capito che aiuto la mia voce, si accavalava, le mie parole si accavalavano, perché avevo il desiderio di raccontarvi queste storie straordinarie, e grazie perché mi avete ascoltato con attenzione. E adesso io vi dedico un finale spumeggiante di un minuto e 20 secondi, con questa macchina straordinaria che si chiama Orchestrion, alias Le Roi de l'Art. Le Roi de l'Art. Allora, carichiamo una potente molla che mette in rotazione questo cilindro che vi farà ascoltare uno dei 10 brani che sono qua contenuti in questo gigantesco cilindro. Consentite qualche stonatura, perché la macchina è dell'Ottocento. Al termine ci sarà per voi, eccoci, un regalo di questo tipo, ricordo, una bella brochure fotografica che la potete portare a casa e così ricordate questa visita. C'è un registro aperto, ho messo il gruppo Bulgarelli di Era. Se mi fate una firma e scrivete anche due righe e due parole sulla esperienza che ho fatto, vi sono grato. Poi raccontatela pure con i mezzi di comunicazione, con i social, questa visita, perché mi fate piacere. E adesso io vi dedico con affetto questa musica. Sì, è bello. Sì.